sempre questa campagna immersa di storie. La provincia mi è sempre stata stretta. Bambina, corri un po' più su della salita e stai tranquilla. Come state? Ciao, bene. Siamo bene. Molto bene. Siamo bene. Un po' caldo, ma bene. Sì. Come vi chiamate? Io sono Gaia. E io sono Lillo. Dove siete? Di Torino, attualmente. Torino, ma proveniamo... Lei è la Tigre di Rivalta e io sono di Cuneo. E che musica fate? Country emo pop. E quali sono i riferimenti musicali per questo progetto? Any Other dai italiani. Italiani Any Other, ciao, ci piace tantissimo. Ciao Adele, sei una grande. Vabbè, gli italiani... Basta. Di esteri... beh, vabbè, i Big Thief, Wilco... tanta roba anni 90. Tanta roba anni 90 e tanta roba folk presa sì, malissimo. Esatto. Fate canzoni vostre? Sì. Tutte scritte dalla qui sì, presente. E lui le ha prodotte. E io le registro. E le suono insieme ad altri amici. E da dove prendi ispirazione per fare le canzoni? Beh, dal gatto. Dal gatti. Noi siamo tutti gattari, è fondamentale avere un gatto. Davvero, non sto scherzando, sono molto serio sui gatti. Quello che succede, da quello che succede intorno, si cerca di plasmare in forma canzone e basta. La musica invece la componete insieme oppure la componi te? La compongo io e poi l'arrangio insieme a loro. Palco ti piace o ti terrorizza? Mi piace e mi mette ansia. Sì, sì, giusto. Per il giudizio. Ogni giorno rinizio da capo. Ho le mani di carta pesta. Resto in equilibrio. Che cosa non deve mai mancare ad un tuo concerto? Il rock e i miei amici. È una doccia. È vero. Questa la capiranno. È una doccia. Una doccia. Avete noi il Toscaramantico. Facciamo la doccia tutti insieme. Davvero. Siamo quattro uomini. No, solo no, bassista no, nuovo. Realtà. Bassista nuovo non riesce, questo... non riesce tanto perché è un po' imbarazzato in questa cosa. Noi invece abbiamo abbattuto questa barriera. Tranne io. Sul palco? Perché comunque ci sono delle difficoltà. Non ci stiamo in cinque in una doccia. C'è un disastro. Sul palco che strumentazione portate? Vai. Allora, siamo batteria, basso. Chitarra, poi c'è il tastierista che ha un synth e una tastiera e poi c'è lei chitarra e voce. Stasera invece qua d'Artico in duo folk acustico. Emo pianti. Esatto, duo folk emo pianti. Due chitarre e due voci. Avete già registrato un disco con questo progetto? Sì, è uscito un disco ad aprile.
che si chiama La natura delle cose, e lo trovate in giro. Con che etichetta siete usciti? Dischi Sotterranei e Panico Dischi. Ciao raga di Dischi. Avete progetti futuri? Fare musica. Più possibile. Suonare. Beh dai, adesso abbiamo un po' di datine e poi a settembre, esatto, ci mettiamo a scrivere a cose, altro. A fare cose, insomma, a provare ad andare avanti, a vedere cosa succede. Che cosa vi spinge a far musica? Boh, non me lo chiedo neanche più. Chiaramente la musica. Esatto, cioè, lo faccio da talmente tanto tempo che non ci penso neanche più. Cioè è proprio una cosa che alla fine, anche quando la odio, perché poi è anche giusto odiarla ogni tanto, poi invece succede che non riesci a non pensarci e quindi continui, la fai. Sì. Tre artisti musicali che bisogna assolutamente conoscere. Bon Iver, fondamentale. Sì, Big Thief. Tom Waits. Nick Drake. I dischi di Adrian Lenker. Charlie XCX. È il suo nuovo disco. Molte grazie. Grazie a te. Ciao ciao. Ciao. Tanto veloce che le cose cambiano. Lo riconosco, il tempo sano. Analizzare piano piano sottovoce la natura delle cose. Sparire un po' senza sporcare tanto per terra ed è un sollievo stare senza performare. Sono scosse nella pancia come il sabato in silenzio. A fare pace con la mente e mangiare le emozioni. Adesso non sento più niente. E mangiare le emozioni. Adesso non sento più niente. Ciao, grazie mille.